E salve a tutti ragazzi, eccoci qui tornati con una nuova serie, Tomb Raider Anniversary. Allora, siamo sulla versione PC perché chiaramente il gioco era, salve a tutti intanto, comunque stavo dicendo, il gioco originariamente credo fosse per PS2, poi mi hanno detto che ci fu una versione PS4 e anche poi una versione PC che è appunto questa che trovate su Steam. Tra l'altro, se siete curiosi e volete giocare il gioco, insomma, e riprovare il brivido, insomma, del passato, potete acquistarlo tranquillamente su Instant Gaming. Vi lascio il link sotto. Chiaramente è un link normalissimo, non è un link affiliato, è un link semplice. Andate sotto e c'è il gioco, costa circa 1 euro. Comunque, non serve un computer potentissimo per farlo girare. Tra l'altro, supporta anche le risoluzioni fino al 4K, quindi top, direi. Non lo so gli audio adesso come sono, però vediamo dal primo episodio, poi li regolo. Che cosa deve fare un uomo per attirare la tua attenzione? Tra l'altro vi ho messo i sottotitoli in inglese per tutti gli Sai iscritti quel tipo di inglesi. attenzione che cerchi, Larson? Puoi pure girare i tacchi. Velenosa come al solito, ma ora cerchiamo di parlare di affari. Lara Croft, ti presento Jacqueline Natla, della Natla Technologies. Buon pomeriggio, signorina Croft. Il mio dipartimento di ricerca ultimamente si sta dedicando allo studio di antichi manufatti. Sono convinta che con il giusto incentivo lei potrebbe essere la donna che fa il caso nostro. Temo che sia fuori strada. Gioco solo per divertirmi. Ed è proprio per questo che sono venuta da lei, signorina Croft. È un gioco al quale ha già partecipato, con suo padre. Per anni avete entrambi cercato lo Scion di Atlantide. Vi mancava solo la posizione della tomba di Qualopec. Avete trovato Vilcabamba? In quanto tempo può essere in Perù? Anche subito, che ce frega a noi. Vilcabamba Storica, continua a storica questa sfuggirci scena. e la mia insistenza di proseguire con le ricerche non è stata accolta con entusiasmo. Dietro a tutto questo ci deve essere Jenkins. Si rifiuta di accettare la possibilità che Atlantide sia la culla all'origine di tutte le civiltà conosciute. Più passa il tempo, e più sono convinto che ormai solo Lara sia rimasta incontaminata dai pregiudizi accademici, l'unica in grado di fare luce su questo enigma. Comunque, l'altra cosa che fa sorridere, c'è sta la neve e lei ha manica corta, Lo siento! Non traje bastante cuerda! Non importa, troverò un altro modo! Ok, per esempio questo è diversissimo da come, insomma, è l'originale. Poi diciamo che in generale sono i giochi, cioè Tomb Raider è un gioco che da questo punto di vista neanche ti aiuta. Ok, quindi ah, eccolo il rampino. Mentre dondoli. Ok, ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Caverne sui monti. Con questo si spara, che è fondamentale. Non so se per salvare ci sono i cristalli come in quell'originale. Perché intanto. Ah, vabbè, io sto con l'idea. Ragazzi, ho giocato. Sì, vabbè, ciao Andrea. Ho giocato i Tomb Raider, quelli moderni, no? Quello del 2013, Rise e compagnia cantante. E quelli praticamente ci si aggrappa in maniera, come dire, abbastanza naturale. Cioè Lara lo fa in maniera automatica. Allora,
Allora, come facciamo qui a praticamente aprire? Dice E, ma E non coincide. Ok, questo è il tasto azione. Scusate le voci, ragazzi, maleducati. Purtroppo esistono. Ok, adesso dovrebbero tipo spuntare. Eccoli. Mo ve voglio io. Questo è andato, chiaramente. Poveraccio. Cioè, se non ricordo male, dovrebbe essere, diciamo, quantomeno fedele al primo Tomb Raider. Come posso dire, insomma, vabbè, avete capito, nel suo essere, ecco, appunto. Ok, possiamo rotolare per fare Ah no, hanno aggiunto i punti di controllo, perciò devo ancora entrare nell'ottica che se salta e ci si aggrappa. Ok. Certo. Allora, riandiamo. Mi vedrete spesso fa fare queste cose, eh. Io non oso immaginare quando dobbiamo combattere. Che cosa uscirà fuori. Cercherò sempre di farvi episodi abbastanza corti, eh. Ovviamente. Non lo so perché faccio sta verticale. In realtà. I famosi pipistrelli. Disgraziati, maledetti. Allora. Tipo qua. Ci si poteva. Vabbè, mi pare lì in teoria ci fosse un segreto, però chi se ne frega, ragazzi. Cioè, ve lo dico, non ci andiamo a fare i segreti, eh. Quelli non li facciamo. Che è successo? Allora. Premi E per calarti. Dove sono andato? Vabbè, potevate però metterci di sti tasti del pad, eh? Potevate, eh? Io dico. Ok. Ave di Sesam. Questo è nuovo, questo non c'era. Come ci si cura? Non ce l'ha detto? Allora. Chi è tutta sta gente? Lupi? Vabbè. Ovviamente. Se non ti bacchi, grazie. Ok,
Ok, i lupi dovrebbero essere andati. Qua c'è un medikit. Perfetto. Con i tasti chiaramente regà andiamo proprio a intuito, cioè, perché è l'unico modo. Poi vedrò, magari, non lo so, se voi nei commenti sapete come impostare, insomma, il tutto anche da PC, mi fa piacere. Direi che andiamo un altro po' avanti, prossimo punto di controllo, e poi direi che possiamo anche lasciarci per questo primo gameplay. Ve li farò appunto corti. Ok. Perfetto. Allora, ha fatto punto di controllo. Vabbè, facciamo il prossimo. Non l'ho visto questo. Ok. Allora, salta in avanti. Ah, ok, aspettate un attimo, l'asta è quella. Ok, prima che si rompa. Presumo che comunque i punti di controllo siano tipo dei salvataggi. Allora, punto di controllo. Allora, io direi che facciamo così. Ci fermiamo qui. Fatemi sapere se la serie può interessarvi. Come al solito, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, commentate, condividete, attivate la campanella di notifiche, non perdetevi gli altri video e supportare serie e canale. Vi ricordo sempre l'appuntamento su Twitch martedì o giovedì alle ore 22:15. Venite a vedere cosa facciamo, ci facciamo anche quattro chiacchiere. E niente ragazzi, appunto, fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie, se vi può piacere. E comunque, anche se non vi piace, la porterò lo stesso. E niente, guardate anche i canali che vi lascio sotto in descrizione, aiutateci col tempo di visualizzazione. Lara si stiracchia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.